Punto 2012. Da 9.500 euro con ESP e clima. GPL al prezzo del benzina. Riceveva clienti a domicilio, arrestato spacciatore. Credito negato e burocrazia lenta, il mondo delle costruzioni in protesta. Nel mare di Calipso, il saggio su Giovanni Pascoli. Per il Lecce parla Benassi, attenzione a Cossu. Buongiorno e ben ritrovati con TG News 24. In apertura la cronaca, il continuo via vai di persone, tra cui tossicodipendenti, dall'abitazione di Carmelo De Filippi ha insospettito i carabinieri che, dopo averne fermato alcune, hanno sorpreso anche lui in possesso di droga e di contanti in servizio. Questa notte sono scattate le manette ai polsi di Carmelo De Filippi, quarantenne leccese, già noto. Nel corso di un servizio di controllo nel centro leccese e nei pressi del vecchio ospedale, i carabinieri del nucleo investigativo hanno notato uno strano via vai di persone, alcune delle quali conosciute per essere tossicodipendenti, che entravano ed uscivano da un'abitazione. Si sono appostati lì ad un certo punto, hanno osservato due giovani che, dopo aver suonato al citofono, si sono introdotti all'interno, sono usciti dopo pochi minuti e a bordo di un'automobile si sono allontanati. Ad aspettarli però c'erano i militari, che li hanno sottoposti a controllo perquisendoli. Sono stati trovati in possesso di circa 5 grammi di eroina, era nascosta negli slip di uno dei due. Entrambi davanti ai carabinieri hanno ammesso di essere tossicodipendenti e di aver comprato la droga da Carmelo De Filippi al prezzo di 100 euro. Nel frattempo i militari hanno documentato l'ingresso di altri giovani in quell'abitazione, sino a quando da lì non è uscito anche il presunto spacciatore, che è stato prontamente bloccato per essere controllato, nonostante abbia cercato di divincolarsi. Con lui aveva 5 dosi di eroina custodite nella tasca dei pantaloni e ben 2.000 euro in contanti, somma ritenuta provento dello spaccio di stupefacenti. Nel corso dell'attività di ricerca, estesa anche all'abitazione di Carmelo De Filippi, sono stati trovati elementi idonei ad ipotizzare che il confezionamento della droga avvenisse proprio all'interno del suo domicilio, tra questi 3 sacchetti di cellophane con numerosi fori circolari sequestrati insieme alla droga. L'arrestato è stato trasferito subito in carcere. La protesta del mondo delle costruzioni giunge in piazza. Questa mattina una delegazione di esponenti politici, imprenditoriali e sindacali ha consegnato al prefetto un documento che evidenzia le difficoltà del sistema economico edilizio. Da una parte dunque la mobilitazione, dall'altra un convegno organizzato dall'associazione Asesi sulla creazione dell'impresa ai servizi di Paolo Panico. Dai cantieri al Foro Boario e successivamente in via 25 luglio sotto la prefettura. L'intento è quello di manifestare tutti insieme contro le morse della crisi economica e della burocrazia a rilento. La Consulta delle Costruzioni ha infatti messo in piedi questa mattina una protesta nella quale sindacati, imprenditori edili sono uniti per portare alla ribalta le proprie ragioni, offuscate sempre più da una stretta creditizia delle banche e il ritardo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Pochi minuti addietro una delegazione formata da sindaci, rappresentanti di categorie del panorama edile, hanno incontrato il prefetto per consegnare un documento che descrive un disagio, ma soprattutto delle proposte concrete volte ad arginare questa situazione di emergenza. In sostanza ci sono dei finanziamenti stanziati dal CIPE di circa 1,2 miliardi di euro finalizzati al completamento di alcune opere strategiche del territorio. Solo per fare un esempio, il raddoppio della statale 275 Maglia Leuca rientra in questi fondi mirati alla crescita infrastrutturale, ma pur essendo stati stanziati per iter burocratici macchinosi o anche contenziosi giudiziari, questi non arrivano a destinazione, con la conseguenza che le partenze delle attività cantierizzabili tardano ulteriormente. E così non solo le ditte costruttrici perdono lavoro, ma un'intera macchina sistemica si inceppa, fatta anche di geometri, progettisti, architetti e operai. Le procedure come in questo momento devono essere accelerate, perché riteniamo che comunque, insomma, soprattutto le istituzioni che hanno avuto la possibilità di assumere progetti, di determinare iniziative, in questo caso soprattutto le risorse del CIPE, ma non solo quelle del CIPE all'interno dell'intesa Stato-Regione in questo caso, ma tutte anche le altre iniziative e investimenti che comunque stanno sul territorio, che ricadono all'interno degli enti locali. Insomma, ci deve essere una presa di coscienza interistituzionale a vari livelli per cercare di accelerare e soprattutto mettere in circolo tutte le risorse, tenendo conto anche di un dato, che ci sono questioni relative al patto di stabilità, per esempio, che bloccano anche la liquidazione di enormi risorse a favore delle imprese. In mattinata una protesta del mondo imprenditoriale, nel pomeriggio invece presso il Palazzo Marchesale di Taviano un convegno di chiusura del corso di formazione Mission Impresa intitolato
Creare una nuova impresa, opportunità, rischi, vantaggi, che ha proprio come tema l'avviamento dell'attività imprenditoriale. Un invito dunque ai giovani a non arrendersi di fronte alle prime difficoltà e, parafrasando una frase di Steve Jobs, invitare loro ad avere fiducia nel futuro, così che i puntini si potranno unire. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Asesi e in particolare dal suo direttore Antonio Zippo. Creare una nuova impresa, opportunità, rischi e vantaggi è il titolo del seminario che daremo questa sera come momento conclusivo di un percorso di formazione professionale di 400 ore che ha visto i giovani impegnati su una business idea da cui sono partiti per creare poi un business plan ed eventualmente alla fine realizzare un'impresa. Ma posso dire che sulla base della nostra esperienza è veramente difficile. I rischi sono molto di più rispetto alle opportunità e ai vantaggi. Tant'è vero che per noi è molto più semplice collocare dei lavoratori dipendenti alla fine di un percorso di formazione professionale che creare delle realtà imprenditoriali. Speriamo di riuscirci, ecco. Oggi i giovani si confronteranno sulla base delle loro idee di impresa con alcuni imprenditori, con alcuni esperti del settore per capire quali potrebbero essere realmente le loro opportunità rispetto all'impiego, rispetto alla creazione di imprese. Oggi presso la sala consiliare di Palazzo dei Celestini dalle ore 18 sarà presentato Nel mare di Calipso, un saggio sulla figura del celebre poeta Giovanni Pascoli. L'evento è organizzato dall'associazione socioculturale Io Sud. Abbiamo sentito telefonicamente uno degli autori del saggio, Pierfranco Bruni, il servizio. 6 aprile 1912, 6 aprile 2012, 100 anni dalla morte di Giovanni Pascoli. L'Italia si appresta a celebrare l'anniversario della scomparsa di una delle figure più autorevoli e al tempo stesso emblematiche della letteratura italiana. Si parlerà dell'autore del Fanciullino e della Cavalla Storna questo pomeriggio a Palazzo dei Celestini, in occasione della presentazione del saggio dal titolo Nel mare di Calipso, la dissolvenza omerica e l'alchimia mediterranea in Giovanni Pascoli, opera a firma di Marilena Cavallo, studiosa di letteratura italiana, e Pierfranco Bruni, esperto in problematiche letterarie etno-antropologiche e responsabile del MIBAC per lo studio sul plurilinguismo e il Mediterraneo in Pascoli, pubblicata dalla casa editrice Pellegrini. Il libro propone con coraggiosa originalità l'intreccio di tematiche letterarie attraverso parametri esistenziali e mitico-simboliche, uno scavo nell'estetica dei contenuti e nell'intreccio delle tematiche che Pascoli ha sottolineato e a volte sottaciuto. Si tratta di un profilo piuttosto originale perché è un Pascoli in cui la figura di Ulisse, la figura di Calipso, costituiscono un tratto di unione all'interno di quei processi che sono dei processi culturali veri e propri. E in un contesto qual è quello che stiamo vivendo oggi, il Mediterraneo, io credo che Pascoli va inserito proprio all'interno di una chiave di lettura che non è soltanto prettamente poetica, ma culturale e storica in generale. Ecco perché il percorso che abbiamo cercato di creare insieme alla collega Marilena Cavallo va proprio verso questa direzione. C'è un Pascoli che fonda le proprie radici nella classicità, nella tradizione, ma nello stesso tempo si rinnova e si innova non soltanto grazie al linguaggio, ma grazie ai temi, alle problematiche che pone in essere. L'evento, organizzato dall'associazione socioculturale Io Sud e dal gruppo consiliare di Io Sud alla provincia di Lecce, prenderà il via con i saluti della senatrice Adriana Polibortone, presidente dell'associazione socioculturale Io Sud. Seguiranno poi gli interventi degli autori Marilena Cavallo e Pierfranco Bruni. Le conclusioni saranno affidate a Maria Rosaria Ferilli, consigliere di Io Sud al comune di Lecce. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria. Edil Costruzioni Quarta. Edilizia di qualità, da sempre. Numero verde 800 91 28 28. Concludiamo come sempre con lo sport, domenica in Lecce di scena al Sant'Elia di Cagliari. Benassi esalta il centrocampo dei Sardi ed esorta a fare attenzione a Cossu, sentiamo. È terminata con il punteggio di 8-0 per i giallorossi, la consueta amichevole del giovedì contro la formazione allievi di Claudio Luperto. Ad andare in gol di Michele e Del Vecchio, entrambi con una doppietta, Seferovic e Giandonato, Corvi e Piatti. Assente in permesso di Matteo, ha svolto differenziato Grossmüller, mentre Obodo, Blasi, Giacomazzi, Muri e Leoddo sono stati impegnati in un lavoro di scarico.
Domenica scorsa contro il Siena abbiamo ottenuto una bella vittoria, per come si era messa la partita è stato un grande successo, ha affermato l'estremo difensore Benassi, anche contro i toscani, uno dei migliori in campo, grazie anche ad un paio di interventi decisivi su Calaiò. L'errore che non dobbiamo commettere in questo momento è quello di avere fretta di recuperare i due punti dalla quart'ultima. Domenica a Cagliari, ha concluso, ci aspetta una partita molto difficile. La squadra sarda dispone di ottimi giocatori, soprattutto in attacco e a centrocampo, con Kossu, che è il più temibile. Ci aspetterà una domenica difficilissima e noi per prima cosa dovremo cercare di non perdere. Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Comunale di Squinzano. Era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, arrivederci e a domani. Thank you.